Bentornati sul canale di Access00, bentornati in un episodio di New Super Mario Bros. U. Siamo con le sfide dopo aver concluso New Super Luigi U. Vi ricordo che sul canale, sul mio canale, potete trovare la serie completa del DLC di New Super Mario Bros. U. Quindi mi raccomando, non perdetela nel caso non l'abbiate ancora visto. In ogni caso, continuiamo con le sfide, in questo caso le 1-Up Mania. E iniziamo con i salti 1-Up sui pallottoli Bill. Ok, salta sui nemici senza toccare terra per ottenere degli 1-Up. Ah, questa parte tra l'altro me la ricordo pure, questa zona 60 1-up, oh mamma mia. Questa parte me la ricordo perché ve la ricordate che ci eravamo morti proprio bene. No, mi sembrava ci fosse forse addirittura una stella là sotto, però qui vedo che c'è il nulla invece. Bene, ok, riproviamo, direi di andare. No, allora, riprova. Ok, perfetto. Manco i menu stavolta. Manco con i menu. Andiamo benissimo, che ho saltato troppo presto. E quindi No. Non ce la farò mai e poi mai a fare una cosa del genere io. Per il semplice fatto che ma come faccio a rimanere vivo lì senza toccare terra? No, scusate, qualcuno me lo spieghi, perché inizia a essere un discreto problema una cosa del genere, no? Cioè, come faccio? A parte gli scherzi, non sto capendo, non sto vedendo il pattern giusto per proseguire, francamente. Non lo so, proviamo a stare così. No! Dannatissimo! Vieni qui! Ok, sto... No! Mamma mia! Sali! Grande Toddino, perfetto! Non ce la farò mai e poi mai. No, ci ho creduto. Mi ha preso in giro quel pallottolo Bill. Pensavo di prenderlo e poi sono rimasto lì fermo a volteggiare nell'aereo e ci sono rimasto fregato bellamente. Questa, fare l'oro in questa è qualcosa di, credo, allucinante. Ah, novità, nuova sfida disponibile pure. Sarebbe rimbalzi folli su Goomba gigante. Questa forse è fattibile. Penso anche con catenazione stellare. Questa ci dovrò veramente sclerare. Ci rivediamo appena riesco a farla, perché se riuscirò a farla, sinceramente, perché qui mi vedo veramente molto molto male, appunto, come dicevo. Tra l'altro c'è il tempo, l'ho visto, 100 secondi per farla, non è che si può stare a perdere troppo tempo. C'è anche il rischio di non prendere abbastanza pallottoli Bill quando arriviamo in fondo, quindi mamma mia. Ragazzi, non riesco neanche a tornare al record di 13, cioè è clamoroso. Io per adesso lo lascio un attimo lì, tranquilla e rilassata quella sfida. La rifarò, non vi preoccupate che non mi arrendo così, la rifarò, non vi preoccupate. Comunque, proseguiamo con la concatenazione stellare. Ribalta i nemici con una sequenza di superstelle e fa incetta di 1-up. Questa mi sento un po' più a mio agio, forse, con una cosa del genere. Perché ci sono da prendere le stelle, praticamente, di prendere più nemici possibili colpendoli, appunto, quando si ha una stella. Mi sento un po' più a mio agio con un livello di questo tipo. Vieni, ok, perfetto. No, maledetto. Non sapendo dove diavolo dovevo passare. Sì, lo so, mi sto perdendo un sacco di roba. Ok, ancora non è finita. Ancora non è finita. Potrebbe finire breve. Vieni qui. Dannazione. Ah, quindi se mi finisce la stella me la dà persa. Non mi permette comunque di proseguire anche se ho attivato un'altra stella. Cioè anche se sto per attivare un'altra stella. Dopo la prima bisogna costantemente stare quindi con la stella attivata. Ok, va bene. Basta saperlo. Anche perché c'è da scoprire un attimo come prosegue il livello. Come avete visto prima ho sbagliato diverse volte, ma per il semplice fatto che non avevo idea di come fosse messo questo livello. E quindi si tende a sbagliare, diciamo, quando succedono quelle cose. Però allora, adesso mi sembra stia andando leggerissimamente meglio il tutto. Muoviti, muoviti. Ok, lassù c'è una marea di Goomba abominevole. Quindi devo andare a prenderli tutti. Vai. No. No. Se la prendevo subito era fatta. Se colpivo subito quel blocco interrogativo era fatta, perché
L'ho mancato e quindi ho perso il tempo per poi andarmi a riprendere la stella. Peccato però che ti faccia morire in quel modo. Avrei gradito un altro sistema, però vabbè, ok. Ok, stavolta ce l'ho fatta a prenderla, benissimo così. Per... No! Mamma mia, di quanto non ho mancato. Gna! No! Dannazio! Non ci credo! Io non ci credo, non ci credo, non ci sto credendo. Non posso. Non posso. Non può essere per una. Dimmi che ho dimenticato qualche altra cosa, ti prego. Dimmi che mi sono perso altra roba in giro. Nuova sfida disponibile. Ce l'andiamo a vedere cos'è. Corsa one up sul veliero volante. No, 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 fer, fer, fer. Cosa? No, per una. Per una. Ah, ci rivediamo lì in fondo. Perché? Maledetta Koopa! Ok, stavolta ce l'ho fatta. Mo vieni qui, ben fatto. 77 one-up, perfetto. Ah, ok. Perché non avevo capito prima che bisognava, cioè che non importava prendere la bandiera alla fine del livello. E quindi mi ero fissato nel voler arrivare in fondo comunque, no? Perché pensavo che per completare per bene la sfida bisognasse anche prendere la bandiera. Invece non era necessario, perciò siamo andati tranquilli. Questa cosa mi dà un fastidio tremendo, vedere questo bronzolia. Comunque proseguiamo, rimbalzi folli sui Goomba giganti. Salta sui nemici senza toccare terra per ottenere degli 1-up. Gli 1-up qui da prendere sono 18. Tecnicamente non mi sembrano eccessivi, cioè non mi sembrano troppi. Però ho l'impressione che potrebbe finire abbastanza male, diciamo. Comunque, intanto vediamo un po'. Iniziamo ora a prendere gli 1-up, quindi mi vedo abbastanza malino, ma va bene. Ok, devo... No! Devo continuare a fare così, in modo da togliere prima tutti i Goomba, poi saltare di là verso i Koopa rossi. Almeno credo, di dover fare una cosa del genere. Riproviamo. Vai, no, no. Dannazione. Non mi ricordo se si può saltare sul guscio o meno. E tra l'altro mancava più poco, però non ho veramente ricordo se si poteva saltare sul guscio oppure no. Quello è un problema. Tra l'altro ne ho fatti 15 io. Quant'era per fare l'oro? Perché era 18 l'oro o cose del genere. Nuova sfida disponibile. Nel frattempo qui continuiamo a sbloccare sfide. Forse potrebbe essere l'ultima questa paratrupa ura. Mamma mia, le paratrupa no. Comunque, quant'era l'oro? 18. C'è un qualcosa che non mi qua. C'è qualquadra che non cosa in questo caso, obiettivamente. Quindi ci sarà da scoprire che cos'è esattamente. Non riesco a capire come fare a fare i 18. Perché sui gusci non si può rimbalzare. Quindi al limite ne prendo 17. Perché l'ultimo praticamente mi frega, diciamo così, l'ultimo guscio, perché mi fa toccare terra. Non ci posso rimbalzare sopra. Perciò c'è una one up nascosta qui da qualche parte? Non credo, non mi ricordo. Io ci provo, vediamo un attimo insieme. Questa è strana perché però non vedo niente di tutto ciò, quindi ci sarà da capire come fare a prendere l'altra one up, quella finale. Oltre alle Koopa non c'è assolutamente niente, tra l'altro, nella parte destra. Cioè sono dolori così. Forse mi è venuto in mente una cosa. Perché non si prendono subito le one up appena si... No, ho sbagliato. Vi volevo dire che non si prendono subito le one up quando si salta in testa ai nemici, ma come avete visto ce ne vogliono, mi sembra, dopo il terzo salto o cose del genere. Quindi via del tutto teorica, se io inizio dal fondo, cioè dalle ultime due, visto che sono Koopa, sempre in via del tutto teorica, dovrebbero tornare in vita. Spero, credo e suppongo. Non infilare sotto. Dannazione. Vieni qui. Ok, perfetto. Quelli intanto li faccio andare più lontano possibile. Almeno spero poi di recuperarli con un lunghissimo. Sì, sono tornate in vita. Mo vieni. Mo vieni qui.
Ora è un casino però perché non ci arrivo. Nah. 16, 17 e 18. Sì, si fa così. Ok. Perché con altri tre salti avrei raggiunto le fatidiche 18 one up. Perciò, bene, bisogna fare così, però bisogna stare piuttosto attenti e fare il salto finale sulle Koopa perfetto, diciamo così. Vai! Yes! E vai così, grandi, in questo modo. Ok, fatta. 19 one-up, tra l'altro, grandi. Quindi una in più rispetto a loro. Bene così, l'importante è essere riusciti a farlo. Ah, benissimo, benissimo, benissimo. E anche questa medaglia d'oro è andata. Ok, noi proseguiamo. Quella di bronzo mi fa paura, quella dei pallottoli Bill. Ho più paura di quella che di tutto il resto delle medaglie messe insieme, francamente. Corsa one-up sul veliero volante. Com'è? Salta sui nemici e sulle palle di cannone senza... Eh? What? Senza toccare terra per ottenere degli one-up? Obiettivamente abbiamo il Toad volante, diciamo così. Quindi in via del tutto teorica potrebbe essere relativamente più fattibile una cosa del genere. Ma forse anche no. Però dai, si può fare, anche perché dipende un po' quanto è lungo il livello. Perché ho visto che il conto dei secondi è veramente minimo. Quindi via del tutto teorica. Infatti 23 secondi sono veramente veramente pochi. Perciò vediamo un attimo cosa riusciamo a non fare. Sto cercando di capire come arrivare lì senza farmi fregare, soprattutto se quelle viti vengono contate come toccare terra o meno. Avete presente la vite che c'è quella lì? Vediamo, scopriamolo, dai, tanto c'è da scoprirlo prima o poi. Conta come toccare terra. Benissimo, perché alla fine ti fa scivolare di sotto, no? Quindi poteva non essere contata come un errore. E invece a quanto pare lo è bellamente e tranquillamente. Ributtami un'altra palla di cannone, accidenti a te. No, non la potevo fare. Bisogna, credo, colpirla almeno due o tre volte quella palla di cannone. E poi andare verso destra. Però solo successivamente verso destra. Tra l'altro noto solo ora in questo livello che c'è una parte a sinistra. Credo sia la prima volta che ci faccio caso. Veramente assurda questa situazione. Comunque, ok. Tipo così. Poi facciamo una cosa del genere. Saliamo qui sopra. Cerchiamo di prendere non quella palla di cannone. Credo di esserci rimasto esattamente come prima. Ma dettagli. Potrei anche provare ad andare direttamente a destra. Ripeto che non so quant'è la lunghezza totale di questo livello. Non me lo ricordo, francamente. Quindi ci sarà da testare un po' il tutto. Tipo, se faccio così, forse faccio anche meglio, no? Fare una cosa del genere. Che già sono a un bel po' di one up. Ok. No! Ah! Quindi qui c'è da saltare lunghissimo per andare a destra? Perché come vedete non c'è assolutamente più nessun nemico lì. Oppure le one-up vanno prese prima di arrivare a quel punto? Bella domanda questa. Ci sto provando. Ho cercato di andare il più in alto possibile, ma non vedo... Non vedo nemici da questa parte. Perciò ho come l'impressione che vadano prese tutte prima le 20 one-up. E tutto ciò è molto molto complesso. Vai! Sì! Grandi! Grandi! Grandi così per un pelo, ma ce l'abbiamo fatta! Mamma mia! Bella questa sfida, anche perché ti costringe a prendere un po' tutto quello che c'è su schermo il più velocemente possibile. E dove si fanno veramente le one-up è la parte finale. Proprio la parte... quella conclusiva dove ci sono tutte quelle palle di cannone che ci arrivano proprio direttamente addosso. Mamma mia però, bellissimo! Allora, io sarei quasi per lasciare questo paratrupa ora nel prossimo episodio, insieme ai salti one up sui pallottoli Bill, che perché mi vedo malissimo.
E direi quasi di vederci i primi livelli di questi. Di queste varie, tipo tipi focosi. Dai, i primi due o tre livelli, poi il resto ce li facciamo nel prossimo episodio. Faccio più che altro per rilassarmi un po' io, perché altrimenti sclero veramente. Quindi, oddio mio, no, che è sta cosa? Un po' con calma. Devo rimanere qui, quindi vivo più o meno. Non si sa come, ma ci devo rimanere. Non ho visto quant'era il tempo per fare l'oro. Tra l'altro, avevo già fatto l'oro nella mia precedente run, come avete potuto vedere. Invece ho fatto bronzo adesso, dannazione. Comunque, record di 47-37 tra l'altro, che malaccio. Dai, ci riprovo, 40 secondi l'oro. Niente male, niente male questo. L'altro, qualcuno mi deve spiegare perché i dannatissimi Foco Bros possono rimanere sugli spunzoni senza farsi male. Io ora mi ero messo a guardare i Foco Bros. Vabbè, dettagli, ci rivediamo superati i 20 secondi, visto che fin lì c'eravamo già arrivati. Riprendo dai 30, già che ci siamo. Tanto ci rimariamo sicuramente. In teoria, una volta che si prende un po' il ritmo di tutto questo casino e marasma di Foco Bros, si va avanti all'infinito. Tra l'altro, sono arrivato a 50 secondi. Pari, belli, tranquilli. Quindi ho battuto il mio precedente record di 47-37. Credo sia anche il massimo che si può fare, perché 50 secondi tondi. Non ho visto se c'era il tempo, ma in alto, a destra, magari sì. Perché per fermarsi precisi a 50 secondi direi proprio di sì. Comunque procediamo con un'agile planata. Ottieni gli one up e arriva al traguardo con la tuta da scoiattolo volante, senza toccare terra se non ho visto male. Ah, l'ho fatte fino adesso queste, me le devi... No! Dannazione! Aspetta! Non è finita ancora! No! Non mi do per vinto! Ok, ora sì. Più che altro devo... Mi sa che devo passare di sotto forse lì... tolto il primo gumbarello, credo che debba passare di sotto. Tipo prendo questo, poi prendiamo questo già che ci siamo. Poi proviamo a vedere. Sì, no. Perché Todd sei tornato indietro? Maledetto. Sì, comunque c'è da fare il giro da sotto, perché altrimenti è un problema. Però credo di dover togliere anche il gumbarello. Questo, quello lì a destra. Non quello alto, ma questo. Questo, ok, ora mi sento un po' meglio tecnicamente, quindi facciamo così adesso. Poi ci innalziamo in volo, poi ancora. No! So che andrà a finire malissimo, ma ci ho provato. Mamma mia, al contrario. Grandi grandi fessi, dannazione. Ce l'avevo fatta, dai, l'avevo presa benissimo questa. No, peccato. Ma lo sapete che passare di lassù, ok? E proprio... Ma perché devo sempre rimanerci qui, dannazione? Ma guardate voi che lavoro, non è possibile. Ok, ora andiamo un po' di fare le cose un po' meglio. Mica l'ho fatta tanto bene. Ok, ho rischiato tantissimo per la verità. 5 one up, poi siamo arrivati in fondo. Va bene, no? Cioè, giusto così. Voglio dire... Lì c'è l'oro, mi sembra giallo, bello, dove c'è scritto 5 up, quindi è oro, giusto? Perché, ok, perfetto, nuovo record, 5, ok, medaglia d'oro, grandi così, perfetto. Mi era preso un attimo male l'angoscia, perché pensavo fosse più lungo il livello, e quindi ho detto, ma solo 5 one up, ero abituato alle altre sfide dove ce n'erano 60 o cose del genere, quindi io mi sparerei anche questa tanta talpa fino in fondo, ma sì, fai salire la tanta talpa sulla piattaforma e porta l'altra guardo. In che senso? Tanto per capirci, cioè... non devo farla volare di sotto, quindi mi sembra di capire ciò. Ok, l'importante per, quindi è tenerla qui al centro del livello. Come avete potuto vedere, avevo già ottenuto una medaglia d'oro in questa sfida. Ai tempi in cui avevo fatto anche il gioco normale, è passato un bel po' di tempo. Ma basta che questi Goomba non schiaccino la tanta talpa, perché altrimenti va a finire male. Ok, cerchiamo di stare qui nel centro. Benissimo, torna indietro. Va bene così. No, no, vieni, bella. Vieni. Hop. Va bene, no? Credo dovessi fare questo, perché ho visto che la tanta talpa non arrivava alla maghiera, quindi ho detto, devo fare così oppure c'è un altro sistema che non capisco.
tanta talpa fino in fondo. Ok, sì, ma sostituiamolo, dai. Teniamo questo nuovo. Ma sì, che va bene in questa maniera. Quindi la medaglia d'oro dovrei averla ripresa. A sto punto facciamoci anche la maratona implanata. Sì, sto andando come a palla proprio. Magari poi... Sai cosa, Ale? Non dovresti toccare terra. E oltretutto questo livello mi ricorda tanto quello per le one up che avevamo anche già fatto. Mi chiedete perché ho fatto una cosa del genere, ma ormai è andata. C'è anche qualcosa, ok. No, stavo per dire, c'è anche un nemico sul quale posso saltare sopra, oppure è proprio impresa disperata e non ci posso fare niente. No, torna qui. Vai, perfetto. Vai, tontino. Poi prendiamoci anche questo. Poi saltiamo lunghissimi. Questo Goomba lo voglio. No! No! Ok, poi c'è questa cupa da prendere, perfetto. Molto molto carino farlo così il livello, sapete? Decisamente simpatico farlo in questo modo. No, non serve, ok. Non ho rifatto la planata perché ho detto non serve rifare la planata. Adesso sì. Mamma mia. Il degenero, ok. Avevo paura di toccare e finire su quel blocco interrogativo. Mamma mia, cosa non ho rischiato. Vai adesso, grande Toddino. Toddino, ti prego. Toddino, grande lui. Mamma mia, no. Perché devo rischiare in questo modo? Ok, sono alla fine. Mi ricordo il livello. Mi ricordo qui come volevo cercare di prendere un po' tutto. E ce l'abbiamo fatta, grazie alla prima, mo vieni qui, grandissimi in questo modo. No, alla prima no, perché mi sa che sono morto a bischero all'inizio, proprio come un pollo. Comunque è andata bene, l'importante è aver fatto anche la maratona implanata, medaglia d'oro, grandi così. Queste mi piacciono molto di più di tutte le altre sfide che abbiamo visto fino adesso. Come, non per la semplicità, perché tanto so già che arriveranno quelle ben più complesse, ma come modo, sono alternative, cioè ci sono da fare cose alternative e quindi rimangono divertenti. Qui intanto mi ha sbloccato. Quante diamine sono le varie? Che tra l'altro avevo preso l'oro anche nelle belle bollicine. Ma quante sono? Battaglia aerea con Larry. Sono una quantità abominevole. Comunque, con questo episodio direi di salutarci qui. Nel prossimo ci vedremo l'oro sui salti one up sui pallottoli Bill e la paratrupaura, che non ho idea di che cosa sia, ma dal titolo non preannuncia niente di tranquillo e rilassante. Perciò direi con questo episodio di salutarci qui. Io vi ricordo, se vi va, di condividere questi video sui vostri social e di lasciare un like al video se il video vi è piaciuto. Un saluto da Access00 e alla prossima. Ciao!